Basta! Che due palle! Ok. Cari amici, benvenuti a questo nuovo episodio di Karatechini alla riscossa. E voi mi chiederete, ma Stefano, perché è anticipato di un giorno? Ebbene, vi spiego, domani mattina io prenderò parte ad un importante stage di Karate qui a Vigevano per festeggiare i 50 anni di insegnamento del maestro Michele Scutaro, che è stato è stato ed è uno dei eh, maestri storici della scuola tradizionale del maestro Hiroshi Shirai ed è uno dei maestri più importanti che abbiamo eh, diciamo anche nel, sul territorio lombardo quindi domani mattina parteciperò a questo stage nel suo dojo eh, in cui eh, appunto mh, diciamo, si terrà questo allenamento per festeggiare i suoi 50 anni di insegnamento, ecco perché ho anticipato, ehm, eh, diciamo, a, eh, a oggi il video che di solito faccio la domenica. Allora eh, abbiamo già cominciato con il primo eh, commento e adesso direi di andare avanti. Ma vai che sarebbe. Vabbè, lo sappiamo tutti, ma guarda, guardate, cioè questi commenti proprio tecnici, eh, proprio pieni di significato, pieni di profondità, mi commuovono, guardate. Cioè, provengono veramente dai più grandi maestri di arti marziali eh, mai, che si siano, eh, che siano mai esistiti, è una cosa veramente, eh, veramente incredibile. Sti cazzi, mamma mia. Cioè, ma ragazzi, ma vi rendete conto? Cioè, ma io dico, vi rendete conto? Cioè, è proprio la. Eh, come dire la. Eh, la profondità di questi commenti mi lascia veramente spalordito, cioè questi qui, questi individui hanno delle argomentazioni ma che neanche Galileo Galilei sarebbe riuscito ad avere, cioè, è una cosa incredibile, guardate, cioè, questi potrebbero fare gli opinionisti in tv, cioè, è, è, è incredibile. Sarai anche brava, ma con un maestro e lezioni private, chi non lo sarebbe, cara Michelle? Eh, certo. Brutta bestia l'invidia, eh? La cintura messa a cavolo, però no, ti prego, c'è disciplina anche lì. Viva il karate. Ascolta. Allora, se ti riferisci alla foto del post, beh, ci può anche stare che uno ricordi e eh, guarda che devi mettere bene la cintura. Il problema, però, è che bisogna eh, prima vedere perché quella cintura, la cintura è messa in quel modo, mi spiego. Se te la metti a cavolo prima di iniziare l'allenamento, allora posso capirlo. Ma se Dopo un allenamento, soprattutto dopo uno sparring molto intenso, la cintura inevitabilmente si allenta proprio a causa del movimento. È, è normale. Anche io sono un gran rompiballe con me stesso che cerco sempre di, di fare il nodo perfetto, che deve stare perfetto. Cioè, però è ovvio che quando poi comincio a muovermi, soprattutto se faccio un kumite. Magari anche abbastanza intenso, è normale che la cintura poi si smolli un po', proprio perché ti muovi. E, però, cioè, se tu sei un karateka, caro il mio commentatore, dovresti saperle queste cose. Ma, 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 ma perché? Cioè, perché? Perché non ci provate a rimettervi insieme tu ed Eros ramazzati? Ramazzati? Chi ero se E poi secondo, ma farti una bella scorta di fattarelli tuoi no, eh? Insopportabile, boh, mamma mia, cioè proprio delle argomentazioni incredibili. Due cinture e mezzo, manco a Bruce li le avrebbero date, ok. Oss, sarebbe il nostro saluto, no? Le cinture non si guadagnano in una giornata e pochi mesi di d'edizione. Oss, cioè, è stato bellissimo che cioè, questo commento sembra quasi un, un telegramma quando metti stop, no? Però vabbè, Michelle, stavi meglio con la muta da suba? tu do Fushi, vabbè, io non, non commento perché. Perché altrimenti. Perché altrimenti veramente mi, mi viene, mi viene il nervoso. Ah, ecco, per esempio qui c'è anche un commento molto bello che dice Io ho preso la cintura nera a novembre scorso a 44 anni, mai dire mai, nella vita viva il karate. Oh! Finalmente qualcuno che fa un commento anche eh, sensato. Poi mi fa morire, no? Questa gente che scrive sti cazzi. Oppure, bellissimo, brava Michelle Lugano, ma la cintura è un tantino lunga. E... Eh, e quindi cioè, non, non capisco perché uh, bellissimo poi c'è uno che ha messo le faccine tutte incazzate tutte indignate poi c'è chi manda quel paese giustamente perché non ha altre argomentazioni E così spacca in due stallone, povero cucciolone. <ride> ma che ma cosa? Ma che cos'è sta roba? Forse, forse, eh, cioè, attenzione, mettiamo le mani avanti. Lui fa un'ipotesi: forse perché sei Michel Unziker. Tra l'altro, messo anche con le faccine di quello che pensa così, no? Forse e eh beh certo perché lei è miche e quindi si prende i gradi del karate perché le fa piacere, è ovvio. Ma sto salto di cintura così, bah, no comment. Eh no comment, eh, ma manco io comment. A, certi, a certe sparate, oh, per esempio qui ce n'è uno che non, non riesco ad interpretare, cioè c'è un commento che non riesco a capire se è eh, positivo oppure se è ironico con una certa malizia, perché dice sai che pubblicità per la palestra tra l'altro con la faccina quella furbetta così no. Quindi il problema è che questo commento mi sembra un po' ambiguo, quindi non riesco, eh, non riesco a capire. Ah poi è bellissimo che que, que, secondo me le cose più belle sono quelli là che mettono i copia in colla de, de, degli effetti avversi dei vaccini. Tutte stesse, nessuna correlazione. Ma, ma andate a lavorare, ma per favore, ma basta, ma per carità... cioè, ma, ma perché dovete mettere Sti commenti sotto della roba, sotto dei post con cui non c'entrano assolutamente niente? Ma dai, ma basta. Oh, sentite questo, è bellissimo. Due cinture e mezzo in una volta sola. Direi favoritismi per notorietà del personaggio. Le cinture si sudano, non si regalano. Allora, sul fatto che le cinture si sudino e non si regalino sono d'accordo, ma io continuo a dire che non è stata regalata a Michelle la cintura. Ha sostenuto un esame davanti a Wakiuchi, cioè voi sapete chi è Wakiuchi? Ecco, quindi prima di parlare, documentatevi. ma non si può, guardate, cioè è proprio una cosa... vediamo se... vabbè, poi qua ci sono ovviamente tutte le varie, le varie GIF... mamma mia, quante! Non finire di nuovo in una setta, ma sì, vabbè, sapete quella storia, però cioè, adesso non voglio entrare in merito, per carità, però c'è cioè, certe sparate veramente. Potremmo, potremmo pure evitare. Ah, ecco la notizia. Purtroppo, anche se vado sul Monte Cervino, non riesco a vedere la vastità di quanto me ne frega. E qui devo dire che è stato raffinato, perché tutti sappiamo che l'originale è la vastità del... Che me ne frega? No, avete capito? Ecco, mi sono fatto un po' la censura da solo, però va bene. Ehm. Um... Ok, eh, mi sembra sufficiente per oggi, però attenzione perché anche oggi, come la scorsa settimana, abbiamo il bonus. Quindi ci spostiamo sul canale dell'amico Alex Geretto. Ciao Alex e andiamo a leggere il commento di quello che secondo me è un mito è veramente veramente un mito cioè allora... secondo solo Ecco qua. Allora, ragazzi, questo commento è un po' lungo, però, cioè, ragazzi, vale la pena leggerlo perché è una cosa veramente assurda. Allora. Cocorozzasci carissimo, sì perché Alex, cioè non si chiama Alex Geretto, si chiama Cocorozzasci, cioè c'ha il nome del canale, va bene, Cocorozzasci eh, carissimo, tu sarai pure uno dei migliori professionisti della sicurezza e nella difesa personale, pure nei disarmi, ma dovresti fare un video lunedì magari, puoi invitare facendo un video tutorial con un grandissimo professionista leggendario campione più di te, di tutte le persone che abbia mai conosciuto, beh, beh cosa, e mi riferisco... A Manuel Spadaccini, no, Manuel Sì, Manuel Spadaccini. Ma chi è? È, è dei livelli molto più alti dei tuoi, lui è fatto tenendosi in forma con una gran palla dei bicipiti, avambracci, super fortissimo, tenendosi carico ed energico, facendo sollevamenti, pesi di bilancieri. Poi fa ed è il proprietario pugilato ed MMA e non nel panorama. Oddio, ragazzi, però, perdonatemi, io, cioè. Per carità, io eh, non sono. Cioè, però eh, io faccio pure fatica a leggerli, sti commenti quando non c'è manco una cacchio di virgola, punteggiatura assente, niente. Madonna santa, che fatica. Eh, eh, nel programma di sport, i combattimenti, di lotta, eh, ne ringe, ringe, non ring, ringe. Eh, nelle arti marziali. Eh, Scusate un attimo, mi sono perso. Ah, eccolo qua, nel ringe di arti marziali, guerrieri tradizionali orientali, guerrieri. Beh, ripetiamo ovviamente, ma lui oltre ad essere un maestro lavora da oltre 30 anni, fa difesa personale e quella professionale, lavorando e insegnando i reparti speciali del GIS di forza dell'ordine con carabinieri, polizia e militari. Poi fa oltre istruttore di Krav Maga Academy in KMA. Krav Maga sarebbe... Boh. Poi fa tactical combat shooting di corsi di tipo operativo ma che israeliano con i fucili d'assalto è un esperto nell'utilizzare ogni genere di armi per legittima difesa proporzionata nell'autodifesa della strada cioè i spray non gli sp i spray al peperoncino urticanti, pistole umarex ma che sono assalve tirapugni baby tonfa spranghelli di bastonati Spranghelli di bastonate... Ma, che, ma cosa? I taser storditori elettrici... Tiro con l'arco con le frutte... Le frutte... Ma che è di frutta? Cos'è? Nell'arte circense come lancia pugnali militari... Coltelli da cucina, spade, asce... Eh sì, vai, vai... Forchette pure... Eh, martelli, spade, laser... Come gli Jedi di Star Wars... Spade laser... Ma dove stanno queste spade laser? E, e armi da fuoco con armati, bazooka, cannoni, mitragliatrici... Fucili, carabine, revolver e pistole... Uh, un esperto nell'utilizzo di tutte queste armi che ti ho elencato, poi un super campione, un super campionissimo esperto nei punti di pressione, leve articolari, nel manipolare la biomeccanica del corpo umano. Perché si manipola la biomeccanica del corpo umano? Ok. Eh, e poi fa benissimo nel riuscire a disarmare facilmente aggressori armati da coltelli, bottiglie di vetro, rotte, martelli e bastoni anche riesce a disarmare i malintenzionati con armi da fuoco come pistole non finisce qui, eh no, non finisce qui giustamente ha pure lavorato facendo corsi con l'esercito di militare e comandante alfa dei... oh, che il comandante alfa, mazza grandissimo, a me piace un sacco come personaggio diciamo Uh, dei carabinieri che vive nell'ombra facendo così corsi antiterrorismo come visto le migliori superazioni supereroi e semidei, com semidei come il dottor Manhattan. Oh mio dio, il dottor Manhattan e Superman nella sua criptonite ha fatto corsi con caschi antisommossa <ride> e guanti impermeabili e scudi con l'esercito avendo affrontato sopravvissuto affrontando con l'esercito attacchi terroristici dell'islam Isis fermando pure la, le forti esplosioni e bombardamenti di, di damite non dinamite è eh, damite eh, petardi missili e granada, granata non granata granata come genere di bombe alcune pure di le più ha spento vari incendi a fuoco con l'acqua, no, mamma mia, pensavo con l'acido muriato che spegnessero gli incendi, eh, come pompiere dei vigili del fuoco, poi ha lavorato facendo eccellenti ottimali, eh, sì. usiamo aggettivi ridondanti proprio, eh, eccellenti ottimali, corsi di guida operativi con veicoli, macchine in fuga e sia sì, addirittura corsi di pilotaggio, eh, operativo di volo fermando aerei ed elicotteri, con due R ovviamente. E per finire il paracadutista esercizi training per auto controllo di indifferenza in emozioni. Ma che? Con pure di purè, che è il purè di patate. No, con, pu con pure di parecchie profonde meditazioni, questo mano e spadaccini di cui mi riferisco. E è. Me è eh, eh, scusate, ma Cioè, ragazzi, io perdo addirittura il segno, madonna, cioè, tanto è lungo sto commento. È meglio persino di ogni buttafuori, della security, bodyguard, guardia del corpo, poi dei servizi segreti e guardie reali. È meglio del detective in ogni investigatore privato. Lui, sempre. Mi riferisco a Manuel Spadaccione: è la miglior persona di tutte, come ogni lavoro che fa nelle forze speciali. E soprattutto, super competentissimo! Super competentissimo! Fantastico! Eh, detto ciò, ti auguro buona domenica 19 giugno 2022 e se ne sei in vacanze estive. Cioè, ragazzi, questo è un maestro indiscusso. Io voglio che costui faccia sempre commenti sotto i video di Alex Geretto. Io voglio. cioè, È una cosa fenomenale, ragazzi, è fantastico. Ovviamente manterrò sempre l'anonimato, eh, non vi dirò mai chi è, perché, insomma, anche per rispetto alla privacy, però volevo leggervi anche questo commento perché è fantastico. Bene, io ho concluso questo mio video di oggi, spero vi sia piaciuto e spero magari vi abbia fatto piacere di averlo anticipato di un giorno. Eh, eh, se il video vi è piaciuto mettete like, commentate e condividete e se i miei contenuti vi piacciono iscrivetevi al canale. Io come al solito vi ringrazio per l'attenzione e ci rivediamo la settimana prossima per eh, un altro video in cui vi mostrerò una cosetta che mi è arrivata ieri. Grazie ragazzi, ha regato ma sta.